Buonasera a tutti e benvenuti al nostro primo Cyber Up dopo la pausa estiva. Io sono Alessandro e faccio parte dell'associazione No Profit Cyber Strategy Initiative. Per chi non ci conoscesse, siamo un gruppo nato nel 2020 con l'obiettivo di creare una community intorno ai temi della cyber security in modo tale da mettere in contatto le diverse persone che lavorano in questo ambito in diversi sottosettori. Pensiamo infatti che questo settore che così tanto ci appassiona sia molto vasto e che quindi sia necessario mettere in contatto le persone che lavorano nei diversi sottoambiti, e dai quelli più legati alle tematiche tra privacy oppure a quelli più tecnici. Il nostro obiettivo è quello di mettere in contatto le persone interessate al mondo della cyber security o che lavorano in questo settore, in modo da arricchire sia il nostro percorso professionale, sia la nostra rete di conoscenze di esperti di questo settore. Prima di presentarvi l'ospite di questa sera, ricordo che dal nostro sito è possibile accedere a un programma gratuito di mentorship, in cui in modo molto informale è possibile prenotare una chiacchierata gratuita con un membro del nostro gruppo, naturalmente legata ai temi di cyber security, in cui possiamo discutere di ipotetici percorsi professionali, obiettivi di carriera, quali possono essere le abilità richieste in questo campo o comunque quali sono gli elementi necessari per cercare di entrare in questo meraviglioso ambito. E non vi rubo altro tempo e lascio la parola a Pierluca, ufficiale di Polizia Giudiziaria per la Guardia di Finanza ed esperto di Digital Forensics. Benvenuto e raccontaci un po' di te, come hai Grazie. iniziato, cosa hai studiato e come sei arrivato ad oggi. Certo, allora racconto un po' questa che è la mia storia. Insomma, io sono nel corpo della Guardia di Finanza da ormai più di 36 anni, quindi insomma un bel po' di tempo. Ho iniziato, diciamo così, quando nel nostro paese si sono affacciati i primi computer. Quando vi è stata la diffusione, insomma, di quelli che erano i personal computer nel nostro paese, lì ho iniziato davvero a studiare, insomma, queste materie, questo contesto, proprio perché dal punto di vista professionale, incontravamo sempre più spesso, strumenti digitali. Quindi è diventata una sorta di necessità. I primi tempi, ovviamente, ci siamo avvalsi di quelle che ancora adesso trovate definite, insomma, in certi manuali che probabilmente avete studiato all'università, erano le cosiddette conoscenze empiriche, no? Cioè si andava un po' per conoscenza personale in base a quelle che erano le esperienze di ciascuno. E poi il vero salto di qualità è stato fatto ovviamente con la Convenzione di Budapest, insomma, dopo nel 2008. Per noi in Italia l'abbiamo recepita essenzialmente, poi insomma con la legge 48 del 2008 abbiamo sentito i primi effetti di questa convenzione poi all'inizio del 2010. E dal 2010 il corpo ha deciso di istituzionalizzare quelle che erano quelle figure un po' ibride, insomma, un po' ambigue degli appartenenti che avevano queste skill, queste capacità, e ha deciso appunto di creare la figura del CFDA, questo acronimo che sta per Computer Forensic Data Analysis, che appunto si occupa per il corpo di tutto ciò che è evidenza digitale a 360 gradi, quindi dalla individuazione, all'acquisizione, alla gestione, all'analisi stessa del dato. Io poi personalmente, come studi, vengo prevalentemente da studi più giuridici che non informatici, perché la mia formazione è stata fatta all'interno di un'università dove ho studiato scienze dei servizi giuridici, quindi sono un operatore giudiziario dei corpi di polizia. L'Università di Ferrara
aveva creato questo corso, e quindi la mia preparazione è molto 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 improntata verso la polizia giudiziaria, quindi l'attività giuridica in prevalenza. Poi ovviamente mi sono, come posso dire, dato da fare per colmare quelle che erano le mie necessità dal punto di vista invece tecnico, che erano lacune sicuramente molto 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 importanti, e queste le ho insomma colmate un po' con diversi corsi di certificazione, di qualificazione che ho fatto sia all'interno del corpo ma sia anche all'esterno, quindi non so, vari corsi che ho fatto anche all'interno di Cisco, ho fatto altri corsi all'interno di varie associazioni come ISPA e via discorrendo. Scusate, ma la gola ogni tanto picchia. E quindi questo è stato insomma un po' il mio percorso, ecco, professionale di studi. Poi come sono diventato quello che sono diventato oggi, lì devo ringraziare, io li chiamo così scherzosamente, ma lo sono nel vero senso della parola, i cosiddetti guru della Digital Forensic nazionale, quindi personaggi come Paolo Dalchecco, Mattia Epifani, che probabilmente avete sentito, insomma, o sentirete sicuramente nominare, Nanni Bassetti, ecco, per chi è di estrazione pugliese piuttosto che lombarda o piemontese. E grazie a loro, grazie insomma lo potremmo definire un network, ecco, che abbiamo creato nel tempo insieme a tante altre persone, c'è sempre stato uno scambio continuo appunto di professionalità. Sì, che alla fine è quello che arricchire di più. Esatto. Posso dire che dalla mia esperienza chi oggi fa digital forensic proviene essenzialmente da due formazioni specifiche universitarie, o appunto da quella giuridica e poi è in qualche modo ha colmato le carenze tecniche, o viene invece da corsi universitari prettamente, concedetemi il termine, di natura ingegneristica, e poi ha cercato sempre attraverso dei corsi di colmare, ecco, quel minimo di nozioni giuridiche che probabilmente mancavano. Adesso non lo so se lo sapete, ma lo sapete sicuramente perché seguite queste dinamiche. C'è una proposta di legge che è già in stato molto avanzato, insomma, quella che vorrebbe arrivare all'albo, insomma, dei consulenti informatici, quindi a piccoli passi, insomma, ci si sta avvicinando a questa situazione, che ritengo oggi più che mai doverosa, perché al di là del contesto, che è un contesto delicato, sviluppare indagini in questi contesti ormai è diventato davvero una professione di altro profilo e di alto livello, ecco, che non può essere lasciata all'improvvisazione. Rispetto ai due percorsi che hai descritto per arrivare a una figura come la tua, ritieni che uno dei due possa essere preferenziale rispetto all'altro? Nel senso che magari uscire... No, guarda, ritengo che siano complementari e in forma come possiamo dire, identica, perché è verissimo che la parte tecnica è fondamentale, è sicuramente indispensabile, ma oggi non puoi avventurarti nel fare un'acquisizione forense se non hai un minimo anche di conoscenze giuridiche. Il panorama giuridico si è trasformato nel tempo, siamo passati da, adesso molti di voi magari sono più giovani, altri ovviamente ricordano quello che dirò, ma noi siamo passati da una fase in cui c'era il cosiddetto sequestro di tutto ciò che lampeggiava, quindi quando si andava a casa di qualcuno tutto ciò che era una spia che lampeggiava veniva sequestrato, ad oggi dove invece le attività sono molto 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 selettive per tutta una serie anche di sentenze giurisprudenziali che sono intervenute su questi temi. Interessante. Quindi oggi
Non puoi non avere, ecco, adesso la lancio lì, ma per stimolare la curiosità degli uditori, non possiamo non, cioè chi fa questo mestiere, chi si occupa di queste cose, non può ad esempio non conoscere o non considerare le ultime direttive della giurisprudenza che parlano della cosiddetta coppia mezzo, eh? Coppia mezzo che praticamente sarebbe quella coppia forense che dovresti andare ogni volta a realizzare, sulla quale puoi svolgere la vera e propria perquisizione ed analisi, perché oggi vuoi per vari motivi di privacy, di tutela, di non sbilanciamento del sequestro, di tutela delle terze persone, la tendenza è quella di far sì che il sequestro permanga solo su quegli elementi che sono strettamente legati al procedimento penale che in quel momento sta interessando quel device. Perché penso che siamo tutti consapevoli che all'interno prendo a riferimento il mio, ma potete prendere a riferimento qualsiasi dispositivo, del mio iPhone da 128 giga, tra l'altro ormai scarso e con poco spazio, ci sia una marea tale, viene definita dalla giurisprudenza massa magmatica, è un termine che rende molto l'idea, massa magmatica di fatto, nell'ambito della quale occorre fare delle selezioni, perché non tutta quella massa può entrare in un processo. Eh sì, immagino, con tutta la mole di dati che vengono raccolte da diverse fonti, è anche a un certo punto difficile selezionare quali potrebbero essere usati, perché immagino che quando si va ad analizzare un dispositivo, veramente i dati raccolti sono infiniti. E Sono infiniti. questo mi porta alla domanda nelle tue attività quotidiane, come sono strutturate? Allora, il mio quotidiano è strutturato nel senso che ora non so quanto conoscenza avete, insomma, dei compiti della Guardia di Finanza. Comunque, cerco di essere breve ma puntuale. La Guardia di Finanza è un corpo militare, anche se non sembra, ma fa parte appunto delle forze armate. Stranamente, è una stranezza del nostro paese, in altri paesi europei non è così. Comunque, è un corpo militare che si occupa di polizia economico-finanziaria oggi e di polizia giudiziaria. Questa doppia, diciamo così, questa doppia attività, polizia economico-finanziaria e polizia giudiziaria, fa sì che le attività in cui oggi è coinvolta la Guardia di Finanza siano veramente, non voglio dire insomma infinite perché non ha senso, ma sono davvero moltissime, perché ve ne traccio alcune. Si va dalla verifica fiscale per un'evasione fiscale al traffico di stupefacenti, quindi capite che c'è un vasto spettro di contesti. In questi contesti, io personalmente, insieme ad altri colleghi, ovviamente, perché alla sede di Bologna, per darvi un'idea dei numeri, ecco, siamo in cinque ad occuparci di queste cose. Noi veniamo impegnati quotidianamente su richiesta dei reparti nell'ambito della provincia di Bologna che vanno ad effettuare una di queste attività. Quindi possono essere le attività per stupefacenti, e quindi qui capite che la nostra skill, la nostra expertise è legata all'acquisizione dei dispositivi mobili piuttosto che dei portatili. Difficilmente, insomma, abbiamo a che fare lì in questi contesti con dei server o con dei PC desktop, fino alle attività di natura fiscale che invece interessano le aziende, dove capite che questo paradigma è totalmente inverso, cioè ci ritroviamo di fronte a centinaia di PC desktop
e a dei server veri e propri, server NAS piuttosto che cloud, piuttosto che altre forme, insomma, di memorizzazione e supporto. Quindi ogni qualvolta c'è un'attività di questo tipo, il corpo ha ritenuto che ad accompagnare i colleghi che si occupano delle attività di polizia economico-finanziaria e giudiziaria ci sia un supporto, viene definito così, un supporto tecnico da parte di personale che è appositamente qualificato. E questa è la mia figura. Ok, chiaro. E una domanda che immagino potrebbe essere espansa da più punti di vista, ma per sommi capi, come avviene la fase di ricostruzione di un incidente informatico che analizzate? Allora, la ricostruzione di un incidente informatico di qualsiasi tipo, ma anche di una, anche diciamo così, le fasi di una qualsiasi indagine presuppongono essenzialmente due tipi di approcci, molto diversi, diciamo così, nella fase iniziale, ma che poi hanno una sorta di unione nel percorso successivo. Si parte sempre da dei principi, ora qui dico cose che sono sicuro conoscete tutti, di live forensic e di post-mortem forensic, o definiamola, sì, la definizione più esatta, nel, diciamo, verso live e post-mortem. Quindi questi due sono i due punti d'inizio. Quindi dobbiamo sempre distinguere se abbiamo a che fare con un dispositivo che in quel momento è live, quindi sta in qualche modo modificando continuamente la sua natura, o se invece abbiamo a che fare con un dispositivo che in quel momento è di per sé un mero contenitore chiuso che contiene dei dati. Quindi già questa è la prima differenziazione, il primo approccio che dobbiamo adottare. Una volta definito se siamo nell'uno o nell'altra, cambiano ovviamente notevolmente gli strumenti e le procedure, perché capiamo bene che la live forensic non può certo pretendere quello che viene, diciamo così, tra le righe del legislatore palesato in quel senza apportare modifiche e insomma lasciando il dato originale così com'è. Questo diventa difficile, diventa spesso impossibile, perché sapete tutti, insomma, che in qualsiasi... Un sistema informatico devi mettere le mani in pasta, insomma. Esatto, devi mettere le mani in pasta, ma metti le mani in pasta, ma sai anche, a prescindere, che quelle cose che tu andrai a fare sicuramente apporteranno modifiche, da una parte o dall'altra. Questo ovviamente diventa molto difficile, richiede anche del personale adeguatamente addestrato e preparato a saper fare una valutazione. Ecco perché torno a quello che ci dicevamo prima, Alessandro, cioè a dover fare una valutazione di tipo tecnico-giuridico. Quindi non è né solo tecnica, ma deve essere anche giuridica. Posso fare un esempio banale, ma che non lo è. Ora, citando Garlasco, che è un po', no, la storia della digital forensic italiana, probabilmente a quel tempo ancora avevamo un approccio per cui era evidente che qualsiasi operazione veniva fatta su un PC apportava modifiche, ma le apportava anche quando il PC era spento, perché la prima cosa che faceva l'ufficiale di polizia giudiziaria che trovava un PC spento era accenderlo, no? Faccio un esempio banale, ma per farmi capire. Ora, oggi, non è che quel PC spento non venga acceso, magari viene comunque ispezionato, comunque perquisito, con delle tecniche che però non comportino o comportino al minimo la modifica dei dati. Quindi si sono solo affinate le tecniche, ma quella che è, diciamo così, il rispetto di quelli che sono i canoni imposti dalla giurisprudenza e il rispetto anche, ove possibile, di quel, io lo chiamo il mantra, no, stabilito dal legislatore, quindi adottando tecniche idonee a
non apportare modifiche ai dati, nell'applicazione di questo mantra ci vuole anche personale adeguatamente preparato ed esperto a saper fare una valutazione. Diciamo che il mio lavoro spesso si sostanzia nel decidere se sia meglio dal punto di vista tecnico rischiare di fare qualche errore, ma rispettare le procedure ovviamente previste dalla giurisprudenza, o viceversa andare ai limiti delle procedure dettate dalla giurisprudenza, ma dal punto di vista tecnico fare un qualcosa che non poteva essere fatto. Ecco, non so se rendo l'idea. È una continua battaglia sul filo del rasoio. Questo perché di fatto, se guardiamo bene la norma, il legislatore non impone né il ricorso a specifici software né il ricorso a specifiche tecniche. Ripeto, dà soltanto quei paletti che dicono di non apportare modifiche, ove possibile, perché questa poi è una locuzione che ormai i PM adottano perché si rendono conto che oggi non apportare modifiche è praticamente impossibile. Soprattutto nella mobile forensic. Questo mi fa venire in mente che quindi immagino che le leggi e la giurisprudenza legate a questo ambito siano piuttosto recenti. Sì, sono abbastanza recenti. Cioè, calcola che quello che ti dicevo prima, la copia mezzo nasce per un noto processo di un noto personaggio politico nel 2020 cominciamo ad avere le prime sentenze, ma l'ultima, la più recente, del 2023, quindi è un tema molto caldo, su quale si è molta attenzione, perché ripeto, vero è che oggi la giurisprudenza riconosce alla polizia giudiziaria la potestà di sequestrare un intero dispositivo, quindi di poter fare una copia forense intera del tuo smartphone, per capirci, parlando di ciccia, no? Ma allo stesso tempo dice che il PM nel più breve tempo possibile deve fare un'analisi di quei dati e stralciare, restituire tutti i dati che non sono inerenti al procedimento. Capiamo tutti, insomma, che è una presa di posizione molto, molto stringente, molto importante. Da questo punto di vista, considerando che appunto queste leggi e definizioni sono piuttosto recenti, sono presenti ancora delle evidenti aree grigie o tutto sommato, come dire, i protocolli sono stati definiti, possono essere come sempre migliorati, ma ci siamo? I protocolli non verranno mai definiti, perché l'evoluzione tecnologica è talmente veloce e talmente avanzata rispetto alle tecniche. Poi parliamoci chiaro, è vero che non sono tecnico, ma un po' me ne intendo, cioè alla fine ciò che mi permette di aprire un iPhone ed estrarre i dati dall'iPhone è reverse engineering, ma il reverse arriva sempre dopo l'engineering, cioè quindi è normale che se io oggi riesco a fare il cosiddetto jailbreak 8 su un iPhone, su determinati iPhone con determinati aggiornamenti iOS e solo su determinati modelli, è grazie a quel reverse. Ma è evidente che io oggi su un iPhone, ma non devo andare tanto in là, mi posso fermare tranquillamente a 13, che si è aggiornato però a iOS 17, quel tipo di reverse non lo faccio. Non so se rendo l'idea. Sì, certamente. Il tuo discorso mi fa pensare, poi magari non, cioè, è un discorso che richiederebbe delle statistiche numerose, ma che quindi i prodotti Apple tutto sommato offrono un livello di protezione del dato maggiore? Totalmente il contrario. Ah, ok. Ma ti dico anche perché. Perché Apple ha la serietà di avere un certo controllo, una certa gestione del proprio software. E purtroppo, quando qualcuno riesce a fare
lo chiamo reverse, ma non è il termine esatto, ma solo per farmi capire. Un reverse su quel tipo di dispositivi apre certamente una falla, che poi è vero che Apple riesce a coprire, a colmare in tempi abbastanza brevi, ma intanto c'è stato uno spazio, c'è stato un periodo in cui si è riusciti a, ok? Ok. Su Android questo è molto più complicato, perché Android di fatto anche molti produttori non sanno cosa c'è dentro, cioè sono talmente tante le variabili di Android che ogni produttore poi adatta, modifica, struttura a suo piacimento, che questo diventa molto più complicato. Quindi paradossalmente la frammentazione aiuta in questo caso. Sì, paradossalmente se io oggi vi faccio sempre degli esempi concreti così ci capiamo, se io oggi attraverso un semplice backup iTunes riesco ad ottenere l'intera chat di WhatsApp da un iPhone, lo stesso non mi riesce, e su alcuni dispositivi ti dico dobbiamo ancora andare a, come lo definiamo noi, a manina, cioè a fotografare ogni singola chat su molti dispositivi Android. Molto interessante. E ci puoi però, adesso non però non comprate solo Android, insomma, comprate anche qualche iPhone ogni tanto. No, no, ma io sono fiero possessore di Android, quindi chiedevo per curiosità. Io sono possessore di iPhone, ecco, quindi questo insomma la dice lunga, cioè, ripeto, non è... Allora, sono tutti sicuri e tutti non sicuri, perché poi su questo concetto di sicurezza anche qui dovremmo stare qui decenni, insomma, nel senso che esistono le patch di sicurezza, i produttori mirano sempre più a mettere, come possiamo dire, tecnologie che assicurino la maggior sicurezza all'utente, ma purtroppo, ora faccio una battuta, nessuno si offenda, il problema è l'utonto, non l'utente. Ecco, perché se uno è utonto può avere tutte le patch di sicurezza del mondo, ma se poi mi tiene il telefono sbloccato, mi tiene la password sul post-it, o ancora peggio, è la stessa password che utilizza per tutti i servizi che ha, capisci bene che insomma la sicurezza è abbastanza relativa. Ci puoi fornire un esempio sempre concreto di una situazione in cui, diciamo, dall'inizio alla fine è stata condotta un'investigazione forense su un dispositivo, e quindi quali sono state anche le tecniche utilizzate per estrapolare informazioni? Sì, e approfitto per dire una cosa. Vi porto un esempio pratico e poi vi dirò qual è l'elemento, qual è l'elemento vincente secondo me oggi. Perquisizione a casa di un soggetto dove vengono rinvenuti diversi dispositivi. Per i diversi dispositivi il soggetto fornisce in maniera collaborativa, insomma in maniera tranquilla, molto 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 semplice, le password dei diversi dispositivi. Per uno in particolare non c'è verso, cioè non, comincia a dire che non la ricorda, comincia a dire che non sa se questo o quest'altra. Ora, per chi non lo sa, lo diciamo, sapete che molte sicurezze prevedono che esaurito un certo numero di tentativi di password, il telefono addirittura si blocchi o ancora peggio proceda ad un erase completo della memoria. Ripeto, uso dei termini che non dovrei mai usare ad un corso, però insomma lo faccio perché è una chiacchierata, ecco. Vado stringato, ecco. No, mi rendo conto di quello che dico, allora sai, mi fermo un attimo. Però per farla breve, non rivela questa password. Quindi nasce il problema di acquisire o comunque di cercare di individuare quella password. Ora è vero che esistono strumenti che permettono di fare del cracking password, permettono di fare insomma varie tecniche per arrivare alla password.
Quello che però ci è venuto in mente di fare, e lì siamo stati abbastanza fortunati, è stato un attacco a dizionario. Però in questo attacco a dizionario, come lo strutturiamo di solito? Solitamente l'attacco a dizionario prevede che estraiamo dai vari dispositivi che il soggetto utilizza non solo le password, ma anche tutta una serie di parole ricorrenti, insomma ci sono varie tecniche. Comunque ci facciamo questo set, questo vocabolario, ma nonostante questo non riusciamo a trovare qual è la password del soggetto. Stranamente, e qui adesso arrivo al punto, dobbiamo sempre ricordarci che il vero punto strategico è la combinazione dei due tipi di indagine. Quindi oggi non si può solo ragionare in termini di indagine digitale e indagine tradizionale, ma dobbiamo abituarci a mettere in sinergia questi due tipi di indagine, perché una senza l'altra non va da nessuna parte, e di questi esempi potrei farmene centinaia. Stranamente, nella ricognizione che viene fatta dai colleghi, quindi la ricognizione è una cosa abbastanza semplice, è una fotografia dell'area dove il soggetto lavora, ci accorgiamo che c'è un bellissimo poster della Roma proprio davanti al PC. A questo punto l'intuizione dei colleghi è stata: creiamoci un set solo sulla squadra della Roma. Quindi tradotto, prendi tutti i giocatori della Roma da un certo anno in avanti, prendi tutti i presidenti, prendi tutti i colori, prendi le varie partite importanti che ha fatto la squadra, eccetera eccetera. Ve la faccio breve: riusciamo ad avere nel dizionario qual era la password, che era una parola che guarda caso veniva individuata dal dizionario precedente, perché era una parola che il soggetto usava tutto sommato in maniera abbastanza ricorrente. Però mancavano diverse parole e caratteri che erano legate, una, all'anno di fondazione della Roma, e probabilmente non ci saremmo mai arrivati, l'altra alle iniziali di un giocatore della Roma unite all'anno di nascita dello stesso. Ora, se non avessimo avuto l'intuito di allargarci su quell'aspetto, probabilmente non l'avremmo mai trovato. Ora, giustamente, voi potreste dire, e anzi, l'avrete già detto, vabbè, ma quella è una bella botta di C. Ecco, serve anche quella. Quello è il famoso terzo fattore che, unito all'indagine digitale e all'indagine tradizionale, rende l'indagine vincente, perché oggi ce ne vuole abbastanza. Eh beh, sì, un'intuzione di questo tipo è fortuita, però è anche molto interessante, affascinante. Ce ne vuole abbastanza. Bene, bene. E per avere successo in questo settore, quindi nella digital forensic e nell'analisi di questo tipo, quali ritieni siano le competenze necessarie che dovrebbe avere un ragazzo che volesse iniziare a fare questa cosa? Allora, adesso a costo di dire diventare impopolare, ma dico la mia, perché mi sento di dirla così, poi diventerò impopolare. Allora, una spolverata di giuridico abbiamo definito che ci vuole, quindi o fa un corso di alta formazione o fa un master, adesso non voglio fare pubblicità, però insomma ce ne sono di ottimi dove sono master tutto sommato con durate anche abbastanza limitate, costi anche sopportabili, che però davvero danno una panoramica veramente completa e importante sugli aspetti giuridici che riguardano questa materia. Quindi quello sicuramente sì. Se devo prediligere una formazione oggi, prediligo la formazione tecnica, ma con un ma, ed è questo: non credo nei tuttologi. Quindi chi dietro a una laurea in ingegneria di qualsivoglia tipologia pensa di avere il, diciamo così, questo mondo in mano, sbaglia. Perché oggi è un mondo che richiede
competenze trasversali e diversificate. Quindi io posso credere in un buon ingegnere che fa mobile e conosce la mobile, un buon ingegnere che fa network e conosce il network, un buon ingegnere che conosce la tradizionale computer forensic perché conosce i computer. Allora, a questo credo. Quando vedo persone che, sì, per carità, tanta esperienza, tutto quello che vuoi, ma hanno magari una formazione specifica e non riescono tante volte anche su cose molto banali. Quindi ecco, è questo che dico. Quello che voglio dire è, io credo poco nel, anche se ne conosco di singoli e sono tutti ottimi, però oggi credo sempre meno nel singolo e credo molto nel team, nella squadra. Secondo me la digital forensic vincente oggi è quella che ha un team affiatato dove ci sono diverse competenze, diverse professionalità, compreso l'avvocato, se c'è bisogno della parte giuridica. Non so se sono stato chiaro e ho dato un'idea del mio concetto. Cristallino, alla fine l'interdisciplinarità è sempre l'aspetto chiave di numerosi lavori, ma in particolar modo quelli legati alla sicurezza informatica. Esattamente. E passando a un altro argomento, che tipo di minacce vedete più frequentemente in Italia? E se puoi dare una tua interpretazione del perché? Sì, te la posso dare, insomma, sempre anche lì aggiungo punti all'impopolare, ma te la do. Allora, sicuramente io vedo una grande mancanza di alfabetizzazione informatica. Si dà per scontato che tutti sanno tutto, ma in realtà non sanno niente. Un'altra frase fatta che non mi piace molto è quella dei nativi digitali. Sì, sono nati sotto il digitale, ma di digitale non lo conoscono così in maniera approfondita come dovrebbero, visto che ci sono nati dentro. E quindi questi sono i primi due aspetti che ti voglio citare. Poi ti cito l'aspetto invece più sul piano professionale che mi interessa, è che quello delle aziende. Nelle aziende purtroppo vive ancora un concetto desueto, ma che ancora funziona molto, che è quello del finché non succede non ce ne preoccupiamo. Poi quando succede ce ne preoccupiamo, ma non ci rendiamo conto che abbiamo speso 10 volte tanto. Ecco, questo è un male, direi, del nostro paese, abbastanza diffuso, e ancora fatico, ecco, a vedere delle inversioni di rotta su questi aspetti, perché comunque quando un esperto si presenta all'interno di un'azienda e fa capire che ci sono delle problematiche serie, sì, lo stanno ad ascoltare, ma quando presenta il conto ci pensiamo, e poi puntualmente succede, questo è il problema, no? Perché adesso non mi ricordo come diceva quella battuta che era legata all'attacco informatico, insomma, che diceva non abbiamo mai subito un attacco informatico. In realtà lo stavano subendo in quel momento in cui dicevano non abbiamo mai subito un attacco informatico, no? Ecco. La sapevo, ci sono due tipi di aziende, quelle che saranno. Bravissimo, e quella rende meglio l'idea, ecco. Quelle che lo sanno perché sanno di averlo subito, e quelle che non lo sanno ma l'hanno subito lo stesso. Quindi diciamo che il problema lì è un problema sempre legato all'alfabetizzazione, cioè sono situazioni che probabilmente, non lo so, o vengono sotto capiamo bene tutti che è un grosso problema. E mi sa che ti abbiamo perso per 10 secondi. No, stavo dicendo, non so da cosa dipenda, perché non può essere solo ovviamente un fatto economico, è sicuramente anche un fatto culturale. Probabilmente manca, anche se adesso
è vero che stanno cambiando un po' gli approcci, cioè anche l'intervento di ACN ha permesso di cambiare un po' questa mentalità. Adesso ci sono anche interventi, vi faccio un esempio, della polizia postale che va presso le aziende proprio a parlare di questi temi, ad esortare anche queste aziende ad adeguarsi a dei determinati standard di sicurezza considerati minimi. Ma questo, ripeto, nell'ottica però non tanto della sicurezza aziendale quanto della sicurezza nazionale, perché si percepisce che queste, come possiamo dire, queste mancanze, queste macchie potrebbero costituire in futuro un vero e proprio problema serio per il paese. Ecco, quindi questo è il... Sì, io nella mia esperienza ho sempre visto che tutto sommato la sicurezza informatica viene vista più come un costo piuttosto che come un investimento. E questo trova corrispondenza in quello che hai descritto adesso. La percezione è questa. Ripeto, nel momento in cui un imprenditore deve fare un investimento di un certo tipo e si domanda perché... Gli dicono, ma perché se arriva un attacco, dice sì, ma l'attacco l'abbiamo avuto? No, e allora dice aspetta, ecco, e questo è l'errore di fondo, no? Poi dopo ci sono tristi casi di aziende anche molto importanti, insomma, che hanno subito ransomware, che hanno subito ricatti, hanno subito anche attacchi, insomma, di tipo davvero molto, molto pesante. E il tutto proprio per una mancanza di cultura, ecco. Poi l'alfabetizzazione è normale che dopo va a coprire un po' quegli aspetti dell'utonto, perché l'utonto è legato più che altro al concetto di utente medio che spesso non ha cognizione di quanto possano essere gravi gli errori che va a commettere, no? Allora, faccio un esempio paradossale, ma per farmi capire. Sono spariti i post-it dagli schermi, cioè dai desktop. Esatto, sono spariti i post-it, ma dietro spesso troviamo lo scotch carta con scritto sopra la password. Quindi voglio dire, questo la dice lunga. Poi è comprensibile che il dipendente, dopo un po', si stanchi di cambiare la password ogni 3 mesi, ogni 2 mesi, dopo un po' usa sempre la stessa aggiungendo il numero del mese e di solito il carattere speciale che in qualche modo lo rappresento, che comunque in qualche modo gli piace più di altri. Però ecco, questi comportamenti andrebbero maggiormente stigmatizzati già dall'interno dell'azienda, cioè dovrebbe essere già l'azienda stessa che fa sicurezza per se stessa e fa formazione ai propri dipendenti. E questo, anche questo, non è una cosa così diffusa, insomma, nel nostro paese. È più diffuso il concetto di mando l'amministratore di rete e lo staff che gestisce la rete dell'azienda a fare corsi, ad essere informato sul pezzo, eccetera, eccetera, ma non si forma il dipendente, che è poi quello che casca nella famosa telefonata alla buonanima Mitnick, che lo chiama e gli dice sono il tecnico, dammi la password, no? Ecco. Sì, esatto, io addirittura nella mia visione una formazione di questo tipo dovrebbe iniziare anche molto di più dalle scuole. Dove... Alfabetizzazione informatica. Esatto. Partiva da là. E sempre legato a questo tema, secondo te, allo stato attuale, non solo in Italia, ma in generale, quali sono le sfide più pressanti nel campo della sicurezza informatica o della digital forensics? Allora, le sfide più importanti sono il non abbassare la guardia e il non affidarsi esclusivamente a degli strumenti. Ci vuole molta, molta, molta attenzione. L'esempio che abbiamo fatto prima, insomma, rende molto bene l'idea. Io posso avere
il miglior anti-malware, anti-ransomware del mondo. Ma se poi, perché sto facendo degli esempi pratici, ma se poi perché devo trasferire 10 giga di dati da una cartella all'altra, il sistema se lascia attaccato l'anti-malware ci mette 20 minuti, se lo stacco ce ne mette 5 e ho fretta, lo stacco e lo lascio staccato, capiamo tutti che non è più solo una questione appunto di software o di hardware, o dipende anche dall'uomo. Con questo però non voglio demonizzare l'umano, perché dopo sembrerebbe che allora è tutta colpa dell'uomo e quindi togliamo anche l'uomo, così facciamo fare tutto a una macchina e siamo a posto. No, ritengo che anche qui sia sempre una questione di sinergia, sia la parte vincente sia sempre costituita dall'utilizzo di questi software, l'utilizzo di specifici hardware, ma sempre con una competenza da parte dell'uomo. L'uomo deve stare lì, deve stare a guardare cosa succede e deve fare attenzione a non commettere degli errori basilari, madornali, che ovviamente vanno ad inficiare tutto quello che è il sistema. Quindi le maggiori sfide sono quelle anche qui di fare conoscenza sulla sicurezza, cioè la sicurezza deve diventare per noi un aspetto, come posso dire, quotidiano, deve entrare nel quotidiano delle persone, deve essere un aspetto dove io dico: stamattina prendo il mio smartphone, apro, sto leggendo i messaggi. Nei messaggi c'è scritto: la tua carta postepay sta scadendo, clicca qui. Ecco, se imparo a ragionarci sopra un attimo e magari mi rendo anche conto che una postepay non ce l'ho, questo è un grande esercizio, d'accordo? Ecco. Sì, questo si riconduce sempre al discorso un po' dell'alfabetizzazione digitale, che secondo me anche questi argomenti qua potrebbero rientrare Però sicuramente. Alessandro, vedo una grande spinta verso i software, verso l'hardware, verso sistemi di intelligenza artificiale capaci di, però se alla fine poi chi deve fare attiva o disattiva, metti in sospensione o non metti in sospensione, disabilita, abilita, è un uomo, siamo sempre da capo, se manca quell'aspetto di conoscenza. Sì, certamente. E ci chiedono dalla chat se esiste una collaborazione tra la Guardia di Finanza e ACM o Polizia Postale. ACN ha collaborazioni con tutte le forze di polizia e non solo. Però è trasversale la collaborazione di ACN. In che senso? Nel senso che ACN collabora con tutte le forze di polizia a vari livelli e in vari ambiti, in vari settori, ovviamente. La sicurezza nazionale, ovviamente, della rete è affidata alla Polizia di Stato, ma ACN, se ha problematiche di altra natura che possono invece essere di competenza della Guardia di Finanza, coinvolge anche noi. Quindi dipende sempre come posso dire, dal contesto, dalla materia che stiamo trattando. Vi Ok, certo. faccio un esempio. Esiste, ve lo dico così senza entrare troppo nei dettagli, ma esiste un grosso problema legato alle aziende straniere e al fatto che determinate aziende straniere potrebbero, diciamo così, trasferire nostro know-how, nostri software fuori dal nostro paese con un danno per il nostro paese. Questo ovviamente interessa sicuramente la rete per quanto riguarda il fatto che queste cose possano viaggiare sulla rete. Ma interessa anche la Guardia di Finanza, che si occupa di materie più specifiche come tutela del marchio, Made in Italy, brevetti. Chiaro, capito. E leggo altre domande dalla chat. Dovrebbero essere ampliate le autorizzazioni legali per consentire all'autorità di condurre indagini più approfondite?
come ad esempio richiedere ad Apple di sbloccare un telefono? Da poliziotto sì, da cittadino meno, cioè è una domanda un po' difficile, cioè da poliziotto, immaginavo già la risposta. Da poliziotto sicuramente sì, tutta la vita, da cittadino mi verrebbe da dire un po' meno, ma comprendo anche le come si posso dire, le legittime rimostranze di Apple, che se collabora troppo perde anche insomma dei clienti, perché dicono vabbè, ma tanto che me lo compra fa l'iPhone che è sicuro, se poi tu gli dici qual è la password, ecco, quindi... sì, immaginavo che si sfocia anche qui in una battuta che era quella che è quella, no, che dice che la privacy non è importante perché io non ho niente da nascondere. Parliamone, insomma. Parliamone. Un discorso molto ampio. Esatto, molto. E vado avanti con qualche altra domanda. Quanto è complesso il processo di addestramento degli operatori di polizia nell'ambito delle scienze forensi digitali e qual è lo stato dell'Italia in questo campo? Allora, lo stato dell'Italia è in evoluzione. Attualmente il corso che ho fatto io per quella qualifica che dicevo all'inizio, quindi CFDA, si compone di 3 settimane di corso intensivo, vuol dire 8-9 ore al giorno, per 3 settimane di addestramento teorico e 3 settimane di tirocinio pratico, sempre impostato sugli stessi orari. Quindi per un totale appunto di 6 settimane. Però va detto che il personale che accede a queste tipologie di corsi, uso il condizionale, è personale che comunque dovrebbe già avere una serie di skill che lo portano, ecco, ad affinare quelle che sono le conoscenze. Cioè è impensabile, ma penso che sia impensabile in qualsiasi contesto, formare persone in materie così vaste in 3 settimane e abbandonarle a se stesse. Quindi è un corso che serve per dare la qualifica, ma in realtà la formazione continua, cioè adesso non è che, perché chi si loda si imbroda, ma io non più tardi di 2 anni fa ho fatto un corso di perfezionamento a Milano su determinate materie, ma per mia necessità, non per mio vezzo, ecco, perché ritenevo una necessità conoscere determinate materie che prima non conoscevo. Certamente. E te ne leggo un'altra. Quale procedura seguire per accedere ad un ruolo come il tuo all'interno delle Forze Armate? Consiglia di tentare il concorso prima del conseguimento di una laurea tecnica o dopo? Ecco, stavo dicendo, l'avevo premesso, poi non ho chiuso il discorso, mea culpa. Stavo dicendo che però questo tipo di formazione si sta evolvendo, cioè i vari corpi di polizia si stanno sempre più rendendo conto che è fondamentale, è necessaria quell'alfabetizzazione informatica di base, per cui da un lato si cerca già di iniziare questo tipo di corsi fin dai corsi di formazione generici che vengono fatti per gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia. Poi è evidente che in quest'ambito chi eccelle, i migliori, magari proseguono e vanno a fare corsi più diciamo altamente perfezionanti. Dall'altra parte c'è anche, porto l'esempio dei carabinieri. I carabinieri, ad esempio, per l'accesso al loro ruolo tecnico che poi porta a fare questo tipo di carriera, danno come titolo preferenziale, quindi non è indispensabile, ma è preferenziale, il possesso della CIFI, che è la certificazione che rilascia ISPA. Ok. Quindi sì, stanno modificando un po', insomma, per dirle in due parole, le regole d'ingaggio, ecco.
Sì, poi alla fine su questo settore è sempre tutto in divenire e in evoluzione. Un dubbio, lo dicevamo prima, cioè non ci si sta dietro. Esatto. Proprio per il fatto che quindi è difficile starci dietro, e quali sono le fonti principali che consulti per tenerti aggiornato sulle ultime tendenze o le minacce nel tuo settore? Allora, sicuramente diciamo che internet ci aiuta tanto perché ci permette comunque di accedere a contenuti e cose che fino a diversi anni fa erano impensabili, cioè per oggi chiunque, anche chi non l'ha mai visto in funzione, ora non voglio fare pubblicità di nessuna marca, ma la cito giusto per dare un'idea, va su YouTube, digita UFED Touch e vede come funziona un UFED Touch, cioè ci sono dei veri e propri corsi di base, diciamo, di formazione. Altrettanto software forensi come può essere un FTK Imager o Magnet Forensic hanno addirittura dei canali dedicati dove fanno dei veri e propri corsi online sull'utilizzo di questi strumenti. Quindi sicuramente il ricorso ad internet serve anche comunque una formazione accademica, ma per tanti aspetti, vuoi un po' per le conoscenze trasversali, vuoi anche per quello che dicevo prima all'inizio. Per la creazione, per la costruzione di potenziali network tra persone che hanno la stessa passione, no? Probabilmente è un po' quello che state facendo anche voi, cioè appassionati che si mettono insieme e parlano di questi temi. Quindi anche questo tipo di network. Poi è evidente che negli ambiti più ristretti esistono tutta una serie di piattaforme, chat e quant'altro, Telegram piuttosto che WhatsApp, dove ci si riunisce in numeri che ormai sono diventati importanti, perché insomma io partecipo a chat di qualche migliaio di persone, dove persone di tutti i paesi, dove si lancia un quesito, si lancia una richiesta e insomma nel giro di pochi minuti si ha anche la risposta o comunque si ha un indirizzo o comunque si ha uno spunto da andare a approfondire. Ovviamente mi sembra banale dirlo, bisogna sapere l'inglese, altrimenti siete rovinati. Ecco, cioè, perché se non si sa l'inglese siamo tutti rovinati ormai oggi, cioè non seguiamo neanche, non seguiamo neanche Netflix. Quindi Esatto. l'inglese ormai è fondamentale, non l'ho detto perché mi pareva banale. Poi l'ultima cosa, ovviamente ci sta dentro anche la formazione accademica, formazione insomma su queste piattaforme. Poi esistono diverse associazioni che ritengo serie che fanno corsi più specifici, ecco perché, come posso dire, all'università ci sono università che stanno cominciando ad affacciarsi su questo, su questi mondi, ma capisco anche che un'università fatichi a fare un corso di digital forensic, cioè a fare un qualcosa come dicevo prima, 40 per 3, parliamo di 120-130 ore di corso, ok? Dedicato solo a quella materia. Per cui servono anche queste, ci sono, ripeto, diverse associazioni, adesso non sto neanche a recitarle perché pare concorrenza sleale, insomma, ma ci sono, le trovate, ecco, una l'ho già citata prima che a livello nazionale ritengo sia insomma ancora la principale per la certificazione. Ok, giusto un secondo che leggo la chat se c'è qualche altra domanda. Allora. Se si scopre una vulnerabilità durante indagini e investigazioni, qual è l'approccio standard per gestirla? Viene comunicata ai fornitori, alle autorità nazionali o viene preservata per ulteriori futuri utilizzi? Risposta da giurista o da poliziotto? Beh, entrambe, visto che mi dai. Sni, da entrambe sni. Capite bene che bisogna capire che tipo di vulnerabilità è. Come posso dire? Una domanda un po' cattiva questa, però mettiamola in questi termini. Cioè, ammettiamo che troviamo una vulnerabilità
per l'utilizzo di un Trojan che magari nessun produttore ha ancora trovato, perché oggi ad esempio si fatica molto su questo, in questi ambiti, per varie ragioni, sia di sicurezza sia per altri motivi. Ritengo che chi dovesse trovarla e dovesse verificare che funziona se la tenga lì per un po' di tempo, finché insomma qualcuno non la scopre. Ma ripeto, pare brutto a dirsi, ma dobbiamo anche essere un po' pro bono, insomma non lo fanno con cattiveria, non lo fanno ecco per scoprire i segreti dei giornalisti, lo fanno magari per reprimere anche dei reati importanti. Poi che qualcuno ne approfitti, perché questa è storia, non è leggenda e non è cronaca, ma è storia, che poi qualcuno scopra delle vulnerabilità, ne approfitti per motivi illeciti, beh, ognuno poi ne paga le conseguenze. Torno sempre all'esempio, che non so se l'ho detto adesso durante, quando eravamo aperti, o se l'ho detto prima, ma lo ripeto, è un po' la teoria del coltello, cioè io col coltello ci posso tagliare il salame, ma ci posso anche ammazzare una persona, dipende sempre dall'utilizzo che ne faccio, no? Sì, certamente. Però diciamo, noi ad oggi non abbiamo una procedura standardizzata che ci imponga di informare il produttore. Ok. Questo non c'è. Spero che abbia. Anche perché ritengo che chi l'avesse potrebbe anche farsi conti in tasca. Ah, sì. Sicuramente. Ecco perché vi dicevo SNI e SO. Non perché faccio lo spione, ma è perché ritengo sia una domanda molto molto delicata. Sì, certo. Però spero di aver risposto, insomma, a chi la faceva. E un'altra: e quali sfide vede la polizia giudiziaria quando si affrontano le indagini relative alle apparecchiature SCADA lato aziendale o alla IoT lato utenti? Terribile. Molto terribile, perché là gira, allora a Bologna gira più XP a Bologna che nel resto del mondo, secondo me. Bologna, non so se lo sapete, è famosa per le produzioni meccaniche. Non c'è linea meccanica che non funzioni ancora con XP. Siamo riusciti a farli togliere dai bancomat col tempo, ma nelle fabbriche ce n'è ancora una valanga. E quindi la situazione è terribile, perché vediamo cose che voi umani non avete neanche mai visto, ecco, insomma. Questo speravo in una risposta diversa, ma me l'aspettavo. Cioè, speravi che cosa? No, speravi in una situazione migliore. No. No, anzi, ti posso assicurare che sono stato leggero, perché le linee di produzione, ma c'è un motivo, è giustificato. Linee di produzione sono linee costruite negli anni, nel tempo. Andare a dire oggi a un produttore: devi cambiare la linea perché da domani devi mettere Windows 11, banalizzo sempre, ma per farmi capire, e questo quando gli dici che per mettere Windows 11 rischia che poi non gli gira più il rullo di destra, ma gli gira solo quello di sinistra, o che per un mese dovranno mettere lì un tecnico e capire come fare girare i due rulli, voi capite bene che quello si tiene XP, e finché gira teniamo XP, poi quando non girerà più ne parliamo. Sì. Approccio molto comune, purtroppo. SCADA e IoT hanno indirettamente lo stesso problema. È lo stesso problema. Però è una situazione drammatica. Cioè, chi ha fatto questa domanda probabilmente conosce bene anche quell'ambiente. Quindi spero, ecco, di non volevo confortarlo a tutt'altro, però insomma spero di aver risposto a punto, ecco, cioè. Bene. E allora, nell'attesa di eventuali ultime domande, procediamo negli ultimi minuti a fare una sequenza di domande secche, botta e risposta, così per vivacizzare gli ultimi minuti. Botta risposta. Allora, qual è il migliore consiglio che hai ricevuto? Imparare l'inglese e studiare. Qual è una cosa di cui sei orgoglioso? Beh,
non potrei negarlo del lavoro che faccio, perché mi piace, mi stimola e a quasi 60 anni continua a essere la mia passione. Qual è l'errore più grande che hai fatto? Cioè, infiniti. Ne ho fatti infiniti. Il più grande probabilmente che ho fatto, ero un po' più in gioventù, ma l'ho fatto, è stato fermarmi dinanzi al trasferimento di file da un supporto ad un altro, perché non avevo studiato le problematiche dei file system. Ecco, questo forse è stato l'errore più grande che ho fatto, perché mi sono arreso dinanzi a una cosa che era di una stupidità infinita. Spesso ci si scontra con le cose semplici. Però è così. Era talmente semplice che però non ci si pensava. Sì, esatto. Dischi, porte, abbiamo cambiato dischi, porte, sopra, sotto, a destra e a sinistra, senza pensare che avevamo la pretesa, insomma, di far parlare due file system in maniera diversa. Cosa stai imparando in questo momento? In questo momento sto approfondendo molto, dopo un articolo che ho scritto, tutto il mondo cloud. Cosa ti entusiasma per il futuro? Qui le sfide future, però con una paura, l'ho detto anche questo, il mio entusiasmo il metaverso, ma ho paura della nostra ignoranza. Anche su questo potremmo fare un'altra live. La facciamo, se volete, la facciamo. Qual è un consiglio che daresti a chi sta iniziando in questo settore? Era quello del miglior consiglio che ho ricevuto. Imparare l'inglese e studiare. È sempre quello. Cosa avresti voluto sapere a inizio carriera? A inizio carriera avrei voluto sapere per certo che avrei ricevuto, diciamo così, un maggiore supporto dal punto di vista della formazione, questo sì. Una cosa su cui hai cambiato idea nella tua carriera? Su tanti comportamenti delle persone che ritenevo tante volte truffaldini o comunque negativi, poi invece a saperli leggere bene sono spesso dovuti a ignoranza anche questi. La persona più interessante da leggere o ascoltare in ambito cyber? Fatica. Qua mi volete proprio bruciare stasera. Corrado Giustozzi. Prendiamo nota. Infine, hai una domanda per noi? Per noi di Cyber Strategy? Sì. La domanda che vi volevo fare è questa, cioè, innanzitutto, sapere qual è la vostra platea, cioè se avete più una platea di giuristi piuttosto che di tecnici. E poi, ecco, sapere chi aveva avuto davvero, se si può sapere, chi aveva avuto questa bella idea, ecco, di questi incontri, perché li ritengo molto più formativi, di tante slide e tanti monologhi. Questa formula è veramente interessante e accattivante. Complimenti, insomma, all'ideatore. Ah, intanto ti ringrazio. Anche se non mi dite chi è, complimenti lo stesso. Gli ideatori, do il merito ai tre fondatori dell'associazione, quindi che sono Vito, Christian e Laura, e poi non ricordo se nello specifico avevamo anche contribuito tutti noi altri, però diamo onore ai tre fondatori. Molti complimenti a tutti, davvero, davvero siete stati geniali ed è un'ottima davvero iniziativa, soprattutto sui presupposti che vi siete dati, cioè torniamo sempre all'alfabetizzazione, non parliamo più di alfabeto, ma parliamo di alfabeto evoluto, ma di portare conoscenza, ecco, a chi lavora in questo ambito. Grazie mille. Complimenti davvero. Grazie ancora. Per la prima parte della domanda, oserei dire che il pubblico è un po' misto,
perché anche noi siamo misti. All'interno del nostro gruppo abbiamo proprio cercato di trovare figure più tecniche o figure invece più ad alto livello, quindi che hanno magari formazione da giuristi o di filosofia, che comunque poi per vie traverse sono finite sul mondo cyber, e altri invece che hanno fatto percorsi più classici, quindi magari di ingegneria o di informatica, quindi più tecnici. Diciamo che la platea è mista sia in termini scientifico e umanistico, oserei dire, sia anche magari in termini di età, perché veniamo sia seguiti da persone più grandi di noi che sono interessate a questo genere di incontro, di chiacchiere come quello che stiamo facendo, che è sempre formativo per chiunque, oppure da giovanissimi che magari sono interessati a entrare in questo mondo e non sanno da che parte iniziare, quindi magari speriamo di dargli una Dritta, molto bene. dritta. Cioè, poi posso dire sia giovanissimi sia giovani, perché un conto è chi è che proprio magari deve iniziare all'università, che non ha proprio un'idea e vuole una certa cioè, un certo tipo di consigli. E un'altra tipologia invece sono le persone che già stanno facendo il percorso universitario e invece vogliono capire come indirizzarsi meglio verso questo ambito, perché anche banalmente io che ho fatto informatica nel mio corso la cyber security era trattata molto poco e quindi nonostante abbia studiato quello, poi per capire come andare a fare poi quello che faccio, ho dovuto fare altra formazione anche dopo l'università. Ripeto, ormai si distingue molto tra formazione accademica e anche formazione sul campo. Insomma, non possiamo negare che la formazione sul campo, la formazione pratica sia necessaria, anzi, forse anche la parte preponderante. Però ritengo da buon vecchio, ecco, mi metto così, che comunque la formazione accademica abbia ancora oggi la sua importanza. Sì, quello sicuramente. E se non ci sono altre domande dalla chat, io concluderei qua l'incontro di questa sera. Io ti ringrazio tantissimo Pierluca, è stato super Grazie a voi. interessante. E vi ricordo al pubblico di seguirci sui nostri canali social, LinkedIn, YouTube e Instagram, dove vi forniremo costantemente aggiornamenti su nuovi appuntamenti o altre rubriche che portiamo avanti. E vi invito a dare un'occhiata al nostro programma di mentorship, che è un elemento di cui ne andiamo molto orgogliosi, perché appunto ci permette di entrare in contatto con voi e sia di arricchirci personalmente, ma sia soprattutto di aiutarvi. E quindi se volete passare sul nostro sito troverete tutte le informazioni. Grazie mille, e grazie per Luca e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ciao, ciao a tutti. Ciao.